Ma sei uno schiavo, avanti. È svenuto. Bisogna farlo assolutamente parlare. Guai se dovesse morire prima di averci detto quello che sa sulla congiura. Basterà un secchio d'acqua per farlo riverire. Buttaglielo. Allora, ti decidi a parlare? Non so nulla. No, parlerò! Vi dirò tutto quello che volete! Vi dirò tutto quello che volete! Dove si trova adesso quell'uomo? Non lo so, ve lo giuro! L'ho incontrato tra le rovine di Memphis pochi giorni fa. Da dove veniva? Non ha detto nulla di sé, di quello che voleva fare? Niente. Era insieme a un gruppo di donne che aveva guidato da un villaggio distrutto. Non so altro. Ve lo giuro, credetemi. Ricercate le donne, erano dirette a Tanis. Io vi ho detto tutto, vi giuro, tutto. Non so altro. Catturate quelle donne. Penseremo noi a farle parlare. E se non parleranno, avranno la stessa tua sorte. No! 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 Va bene così? Va bene, fanno delle altre uguali. Allora, com'è andata? Raccontaci. Ho dovuto scappare. Se avessi avuto la possibilità di parlargli... Cosa conti di fare adesso? Aspetteremo che arrivi un momento più propizio. Tra un paio di giorni ci saranno i giochi in onore del nuovo faraone. Tutti correranno a vederli, anche le guardie. Quella sarà la nostra ora. Bene, per quel giorno saremo tutti pronti. Si stanno divertendo a vedere la grande corsa delle bighe e noi invece niente, siamo chiusi qui dentro a fare la guardia a voi, cari, voglio divertirmi anch'io, muovetevi, su, in piedi, fate tutti quanto una bella corsa per me, avanti poltroni, correte, forza, forza, di corsa ho detto, correre, correre! Maledetti, ma non finirà mai. Finirà molto presto, ma Ciste manterrà la promessa fatta. Fosse vero quello che dici, ma quando? Quando sarà questo? Sarà tra poco, il momento culminante dei giochi, quando nessuno penserà a noi. Tu intanto avverti tutti i tuoi uomini. Abbiamo ammucchiato molte pietre e fatto dei bastoni con i legni dei cani. Non è gran cosa, ma tutto ci potrà servire. Alzatevi! Su, poltroni! Correte! Avanti! Correte! Poltroni! Premio della tua vittoria avrai l'onore di ricevere dal faraone la palma. A gloria del nostro sovrano ti sarà inoltre riservato il grande privilegio di condurre la biga falcata e di fare strage dei traditori che hanno partecipato a una congiura contro il faraone.
pronto. Ecco, Maciste, tutti sono avvertiti. A tra poco. Avete eseguito i miei ordini? Tutto fatto. E le armi? Sono pronte, ne abbiamo anche di più di quelle che occorrono. E gli schiavi? Già avvisati, aspetterò solo il segnale. Ho sentito che dopo la corsa ci sarà una sorpresa importante. Meglio così, gli altri sono avvertiti. Tutti pronti, sono tutti mescolati tra la folla. Bene, darò il segnale saltando sul palco del faraone. Abbiamo fede in te. Siamo tutti pronti. Forza, Maciste. La vittoria sarà nostra. Avanti, popolo! Ha inizio l'esecuzione dei traditori! Avanti! Avanti, avanti! Su! Sei valoroso, straniero. Sei molto forte, più forte di qualsiasi uomo. Meriti una ricompensa. Chiedi ciò che vuoi. Grazie, regina. Ti chiedo come ricompensa la loro libertà. Sono certa che il faraone non ti negherà quanto hai chiesto. E sono certa che apprezzerai la sua generosità. Kainom! Un'infamia. E pensare che era tutto pronto. Maciste ci ha traditi. Ma che traditi? Se ha agito così avrà avuto le sue buone ragioni. Si è lasciato incantare dagli occhi languidi della regina. La nostra peggiore nemica. Alla regina piacciono gli uomini forti. La forza non c'entra. Qui è una questione di cervello. Ve lo dico io che non per vantarmi ma di cervello. Smettila, buffone, e non difenderlo. In questo momento Maciste se ne infischia di te e di tutti noi. Ho sempre sognato un uomo come te, un vero uomo che mi stringesse tra le sue braccia. Perché hai salvato quelle donne?
Le donne sono nate per amare, non per essere uccise. Non sei d'accordo anche tu? Mantengo sempre le mie promesse. Ma adesso non devi importarti più nulla di loro. Mia regina, il sole della tua bellezza offusca ogni ricordo, ogni pensiero che io abbia mai avuto. Questo è un giorno felice per me. Voglio festeggiarlo. Ti ho preparato una bellissima sorpresa. Aspetta. Preoccuparti, non ne vale la pena. Conosciamo la regina. Tra poco si stancherà anche di lui. Può darsi, ma intanto la presenza di quell'uomo nella reggia è un pericolo per tutti noi. Guarda. Eccolo. Le guardie hanno avuto ordine di lasciarlo andare su e giù per il palazzo. Questo non ti piace, vero? Non è forse la gelosia che muove le tue parole? Vorrei essere tranquillo come te, ma non lo sono. Vorrei conoscere le vere intenzioni di quell'uomo. Non mi fido di lui. Meglio non perderlo d'occhio. Che è l'amore?
Ti ricordi di me? Chi sei? Sono Magister, non mi riconosci più? Sì, certo. Ieri ti ho visto nell'arena. Ma no, nel deserto. Mi hai salvato la vita, non ti ricordi? Sono tutte? Sì, sono tutte. Bene, grazie, grazie. Avanti, 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 non perdiamo tempo. Avanti, avanti, presto, presto, dico, presto. Perché ci abbandonate così? Perché? Basta una donna a cancellare tutti i ricordi nel cuore di un uomo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Nofret, non so chi sia. Non capisco di che mi stai parlando. Di una ragazza che una volta tu amavi. Avanti, cerca di ricordare. Io amo solo Smedes e la sposerò. Ascoltami, Kenamo. È stata la regina stessa a portarmi nel palazzo, ma io non voglio essere sua schiava e non resterò. Cerca di ricordare, è possibile che tu non ci riesca. Non ti ricordi che Nofret ti curò questa ferita? Non ti ricordi che uccidesti un leone che stava per assalirmi? Io sono qui per salvare anche te. Ti porterò via con me in mezzo al tuo popolo. Cacceremo gli stranieri e tu tornerai qui come il vero padrone dell'Egitto. Su, bevi, bevi. Mi ami veramente? Ne puoi dubitare. Faresti qualsiasi cosa per me? Certo, perché me lo chiedi? Ebbene, io ho deciso che Kenamon deve scomparire. E tu mi aiuterai. Ma tu scherzi, il faraone è sacro. La mia volontà è sacra. In Egitto sono io che ho detto leggi. Ho scoperto tutto. Proprio come un ragazzo. Perché? Perché mi hai ingannata? Perché mi hai tradita? Perché? Che cosa hai ottenuto? Solo di morire. E di morire in un modo assolutamente inutile. Gettatela ai coccodrilli. Hai visto? Anche lui è bastato l'odore di una donna e ha cambiato idea. Non parlare così, gli sarà successo qualcosa. Ma cosa vuoi che sia successo? Stamattina ne parlavano perfino le guardie. L'amante della regina è diventato. Già. Anche lui è un po'. Ma chi non te la prendere? È un mucchio di imbecilli. Imbecille sei tu! Sei tu! Fermi, figli di cani! Fermi! La volete smettere, avanti di galera! Smettetelo, detto! Fermi! Avanti! Magiste! Libera subito questi uomini o lo uccido! Diglielo, diglielo! Fa come ha detto, presto! Siete liberi! Venite con me e romperò le vostre catene così!
Seguitemi, molti altri ci stanno aspettando. Andiamo! Chiudete le porte, non devono uscire dalla città! Chiudete presto! Avanti, avanti! No, mia regina. I ribelli ti hanno offeso e devo essere io stesso a punirli. Non vorrei che tu corressi un pericolo. Basteranno i nostri soldati. Non insistere, amore. Ti porterò la testa del capo dei ribelli. Te lo prometto. Certi che saresti riuscito a liberarli. Ti aspettavamo con ansia, gli uomini sono impazienti di agire. Date le armi ai nuovi arrivati, avanti. Hai sì, visto quanti avanti, sono? Sì. Anche voi, tutti, andiamo. Fasciste, fasciste. Era ora andiamo, che ti facessi andiamo. Vivo. Devo darti una bella notizia. Che notizia? Vieni, vieni con me. Che notizia? Di un po', ma chi ti ha raccontato la tua bella regina sulle donne del villaggio? Non ti avrà detto di averle liberate? Ma ha detto che l'avrebbe fatta tornare al villaggio. Bugiarda, figurati che mentre venivo qui ho incontrato dei carri pieni di donne che andavano schiave in Persia. E guarda caso erano proprio le donne del villaggio, comprese Nofret e Tekat. Povere ragazze, così sono perdute. Ma che, sono state liberate con la modesta collaborazione del sottoscritto. Vieni, vieni con me. Entra. Entra. Maciste, finalmente. Sapevo che saresti tornato. Tekat. I persiani! I persiani! Avanti! Non aspettiamo che ci raggiungano! Thank you.
Indietro! Al ponte! Sgombrate il ponte! Deserto, vicino al villaggio di Nofret. E Nofret, te la ricordi? Nofret. Nofret. Sta arrivando. Hai ingannato, matrigna. Hai tradito la memoria di mio padre. Hai perseguitato il mio popolo ingiustamente. Hai venduto le nostre donne. Hai piegato l'Egitto alla mercé dello straniero. Pagherai per tutto il male che hai commesso. Tu conosci cosa ti attende. Sarai murata viva e consacrata così agli dèi della vendetta. È la punizione che la legge riserva ai traditori del paese e la meriti in pieno. Tu, Gran Visir, sarai consegnato al popolo che hai tradito durante tutti questi anni. Sarà lui a decidere la tua fine.